Salve a tutti amici, sono sempre io, MLP Channel Gloria, e benvenuti in un'altra mia Toy Review. E oggi recensiremo Twilight Sparkle Cutie Mark Magic con la carrozza e i ciondoli qui, appunto, Cutie Mark Magic. Allora, era da un po' che aspettavo di prenderla perché nei negozi c'era ma costava troppo, invece ho trovato un prezzo molto, cioè un grande affare. Soltanto 20 euro per la carrozza, quindi ho pensato di prenderla, ma vabbè. Allora, qui abbiamo Twilight Sparkle con tutti i puntini, che è molto carina. E qui dentro appunto c'è Twilight con la sua corona. E questa non è come quell'altra Cutie Mark Magic normale, perché qui non ha il Cutie Mark sull'occhio o altri Cutie Mark sulla zampa. Perché, come potete vedere, lei ha il Cutie Mark qui e altrettanti qui sulla zampa. Invece questa qui dentro no. Poi qui ci sono quattro ciondoli, due a forma di stella, uno a forma di corona e uno che sembra una specie di borsetta, il cutie mark di Twilight. Poi qui c'è questa specie di girandola con il cutie mark di Twilight, ai quali si possono appendere come in questi altri, come si chiamano? Praticamente la carrozza ha questi cosi in cui si possono infilare scusate, non mi viene il nome, in cui si possono infilare i ciondoli, perché appunto sono fatti così e qui si possono infilare, dopo ve lo farò vedere. E come ho detto prima, fa parte della collezione Cutie Mark Magic. Ah, Aspro Princess Twilight Sparkle con le ruote della carrozza gialle, e adesso la giro se volete. E il risultato dovrebbe essere questo più o meno. Ora vado ad aprirla. Ok, l'ho aperta e c'è questa scatola che è enorme. Allora, questa è la carrozza e adesso tiro fuori anche i cutie mark che stanno qui dentro e non si aprono. Ok, allora questi sono i ciondoli che sono riuscita a togliere dalla scatola. Ah no, questa non era una borsa, bensì un libro. Un ciondolo a forma di libro, carino. Forse tipo il mio cutie mark potrebbe essere forte. Che coincidenza. Poi la corona. E qui dentro c'è Twilight che mi sta pregando di liberarla. Sì, adesso ti libero. Twilight, abbi pazienza che ho due mani, di cui una deve tenere la telecamera. E questo coso qui sopra che gira. Carino. E adesso cerco di trovare un modo per liberare Twilight, non sarà facile. Ok, l'ho liberata finalmente e a questo coso di plastica la zampa, che adesso gli tolgo perché dà fastidio. Ok. E vai, questa è Princess Twilight Sparkle Cutie Mark Magic, con la carrozza e i ciondoli. Molto carina. Con la corona che è diversa da quelle altre che rappresentano il suo elemento dell'armonia, perché lei praticamente gli elementi dell'armonia li ha dati all'albero dell'armonia per guarirlo e gli hanno fatto una nuova corona così senza il suo elemento dell'armonia, cioè una voce schifosa. E ecco, questa è la carrozza e qui intanto gli possiamo attaccare qualche ciondolo qui. Questo si apre anche di qua, credo. No, di qua no. Gli attacchiamo questo qui e questo. Belli. Poi ci sono tanti altri spazi tutto intorno alla carrozza o su il coso che gira in alto. Ora prendo anche quegli altri. E quegli altri sono quelli di, ecco, Sunset Shimmer, Bon Bon e Applejack, che sono gli unici che ho, oltre a quello di Twilight che vi ho fatto vedere prima. E altri invece ciondoli, così si trovano nelle scatole, vabbè, ovviamente Rainbow Dash Cutie Mark Magic e quelli Cutie Mark Magic con le ali più grandi. Allora, mettiamo quello di Sunset Shimmer qui. Ecco, cade, perfetto. Quello di Bonbon qua. Ok, che belli, benissimo. E facciamo entrare Twilight.
tutti a bordo la carrozza di Twilight. Evviva due Twilight, ci mancava. Va bene, questa era una piccolissima recensione della carrozza di Princess Twilight Sparkle. Qui dietro ho ancora lo sfondo. Spero vi sia piaciuta e ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti e alla prossima Toy Review.